Amici e amiche di VNews, dal comune di Orta di Atella abbiamo l'onore di intervistare Imma Cirasuolo, campionessa paralimpica. Allora Imma, bellissima giornata questa mattina, la tua sensazione? La sensazione è che tante cose si possono fare in realtà, e non perché uno vive la disabilità o il disagio, ma semplicemente perché si vuole migliorare. Il nostro futuro nasce dai bambini, e quindi perché non insegnarli ad avere una civiltà normale, non diversa ma normale. Quindi basta iniziare tutti quanti insieme, oggi si è iniziato. Tu hai scritto nella tua biografia, insieme a Gianluca Attanasio, che siete impegnati a lottare e a portare avanti la salvaguardia e soprattutto l'integrazione dei disabili. Cosa ti senti di dire ai politici? Perché non aspettiamo che ci bucano le ruote, ma camminiamo tutti quanti insieme per guardare un'Italia migliore. Perché dobbiamo aspettare e vedere gli altri come crescono e noi restare indietro? Noi siamo una nazione, un paese che può fare tanto e che ha le capacità. Non facciamo andare via i nostri cervelli, andiamoci di qua e aiutiamo a nascere e a crescere tutti quanti insieme. Senti, ma facciamo un saluto ai lettori e alle lettrici di VNews. Mi raccomando, leggete, scriveteci e vi aspettiamo. Ringraziamo Imma Cirasuolo dal comune di Orta di Atella, Giacinto Di Patria, è tutto. Emozione per questa giornata? Emozione grande, perché l'estate è qui in mezzo a voi, non me l'aspettavo, anche perché è un paese nuovo, dove nascerà sicuramente una condivisione insieme al presidente Michele e pratiche dell'associazione Amici. Bambini simpatici e speciali. Emozionata la presidentessa. Molto. Niente, voglio dire solo di stare attenti e di ascoltare Michele, perché Michele è una persona molto buona e ha dei sentimenti eccezionali. E noi siamo qui di supporto, proprio di supporto, perché non si deve sentire solo, anche se voi di qua l'abbandonate, ci siamo noi. Facciamo un saluto, Presidente, a VNews e a tutti i lettori e le lettrici. Buona giornata, un abbraccio forte forte e alla prossima. È tutto dal comune di Orta di Atella, Giacinto Di Patria per VNews.